Ciao a tutti ragazzi, sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Proseguiamo la nostra serie di Untarned della nuova versione 3.0, che ricordo è ancora in preview, quindi non è ancora stable branch, non è ancora uscita. Però vediamo se ci sono novità a livello di crafting. Vediamo un po'. Ammo, barricades, però non mi dice cosa ci vuole. Le skill, le informazioni sono già state inserite, vabbè, vedete tutti i nomi di giocatori presenti nella mappa, più finalmente appunto la mappa di gioco. E le skill non sono ancora state inserite, però sul LAD in basso a sinistra vedete hanno un po' di giocatori vicino alla bandiera del Canada. Questo c'ha un fucilino, ora mi spara, come vederlo. Vedete che in basso a sinistra hanno modificato anche un po' l'HUD, quindi la vita e il cibo, le radiazioni, l'energia, lo sprint, sì, esatto, la stamina e la sete. Quindi hanno cambiato anche un pochino il menu. Vediamo dove cazzo siamo. Ah, sono zombie. Che fa questo lì con le braccia alzate? Per un giocatore. Allora, vediamo se trovo qualcosa qui nel fienile. E questo appunto, vi ricordo, è sempre la versione sperimentale, quindi che si può provare da Steam, come vi ho spiegato nei precedenti video. Però è sempre una versione molto 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 veramente largamente in alfa, niente a che vedere con la versione già più stabile e normale di Untarned. Porca troia, ma... Oh, no, no, no! Mi voleva schiacciare sto stronzo. Come mai quello lì cammina con le mani alzate? Oh, quello c'ha un fucile, eh. Quello c'ha un fucile, via, 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 via. Ma che cazzo fa questo lì? Fammi salire in macchina, stronzetto. Andiamo, scappa, 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 scappa. Go, 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 Ghostbuster. Vai, sono bontà. Cosa ci hanno sempre raccontato? Mai accettare passaggi dagli sconosciuti. E io l'ho appena fatto. Posso una macchina rosa e tutto. Vi lascio immaginare dove si potrà andare a finire. Bravo, e torna indietro. Ma come guida questo lì? Uricciolo! È finita la benzina? O è morto? Come vado? Ah no, è rimontato lui. Vabbè. Dove mi porti? Where do we go now? Facciamo un pochino di Guns N' Roses. Where do we go? Whoa, 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 whoa. Ragazzi, sto lì mi porta. Mi porta nel bosco un pinetino e me lo fischia. Ve lo dico io, state a vedere, eh. Ricciolo, ma chi te l'ha data la patente? Ma come cazzo quindi? Ma fammi scendere, che te, Dio buono, sei un pericolo pubblico. E quando si arriva in città? Al solito, questo che cazzo fa? Si è abbassato lì. Ci chiniamo. Go, 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 man, go, go. Bisogna andare a sopravvivere insieme. No, non ci monto più sulla macchina con te. Non mi fido per niente, non mi fido proprio. Sei un pazzo, sei. Ma vedi che c'è dietro questa casetta? Si trova un fucilino o qualcosa. E quello che magari, ecco, Nelson, il ragazzo, l'unico programmatore di Untarned, ci potrebbe almeno far sapere quando uscirà nella versione finale questa versione. Ma da una parte è utile, da una parte no. Perché se è vero che da una parte noi aspettiamo di sapere quando ci sarà la versione stabile, avete visto dal precedente video che ci sono già un casino di server anche su questa nuova modalità in... ancora in beta, in alfa. Quindi alla fin fine è già giocabile, mettiamola così. Sì, avete visto, mancano tante cose. Manca il crafting, mancano le skill. Fondamentalmente manca anche un po' la mappa, perché ve la faccio vedere. C'è soltanto la città e la farm. Questa è veramente, non è che non la può, cioè la devo spostare. Questa è veramente tutta la mappa attuale di gioco, ovvero la farm, la città e poche altre cose. Quindi il lavoro da fare è ancora tanto, e mi sembra che ci stia dedicando, secondo me, anche il giusto tempo. Perché vedo che ogni volta che apro Steam c'è sempre l'aggiornamento di Untarned. Quindi perlomeno, poi minchia, ha arrotato. Quindi perlomeno lo aggiorna, ecco, mettiamola così. O fix anche, spesso e volentieri sono anche dei fix, quindi ci stanno anche quelli, vanno bene. Il mio amico è sempre vestito col monocolo, vediamo un po', inventory. No, sono un signore di colore completamente nudo. Ma che cazzo è che spara a me John Rambo? Quando senti degli spari, allontanati. Poi è casino, Dio Cristo. Basta! Basta! Sto c'è. Sto trovato. Metal scrap. Ok, tanto non c'è il crafting. E botte! Basta! C'è la guerra di qua. Certo, non c'è loot. Non c'è una sega di loot. Hanno già lootato tutto qui. C'è niente. Niente. Nemmeno l'assa di spiccioli. C'è un cazzo.
Come on, come on. Eh? Go, go, go. Come on, come on, go, go, go. Cos'è la canzone? Come on, come on, go, 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 Ghostbuster. Go, go, Ghostbuster. Vi ricordate lì i primi Ghostbuster? Prima del film, quelli che erano con la macchinina che parlava e con lo scimmione. Ve lo ricordate che parlava anche lui, tra l'altro? Macchinina e scimmione parlavano tutti e due. Roba, 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 roba. Roba, 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 roba. Senza munizioni per roba. Senza munizioni per roba. Aspetta, aspetta, aspetta. Cazzo, cazzo, cazzo. Non mi uscire. Questo cos'è? Equip. No, è tutto scarico. Però potrei mettergli paura. Tipo, mani in alto! Ma non ho preso anche dei pantaloni militari. Pareva strano che io trovassi, dio buono, un mitra. Non ci sono le munizioni. Mi sembrava strano, devo dire la verità. Oh, dov'è il mitra? Reload. Modifiche, non c'ho niente. Faccio come Rambo, ragazzi. Vi ricordate Rambo 1 a fine quando si mette sul tetto dell'edificio e spara di sotto? Vabbè. No. Safety, semi-automatico, ma tanto è scarico. Ah, c'è un ponticello qui, vediamo un po'. Sfricciolo! Di là c'è uno zombie. Che è? Talmente brutte le texture. Cos'è? Una radio. Sembra la testa di numero Johnny 5. Ve lo ricordate? Cortocircuito il film. Stefani. Mi butta. Sto rumore non era per niente. Voglio prendere. No. Ma hai preso la mazza da Buzz Bull. Mi sono rotto una gamba, ecco cos'era per... Non può saltare, non può far nulla. Che palle mi dai il Buzz Bull. La mazza da Buzz Bull. Eccola. Ora ho una mazza da Buzz Bull. Buzz Bull, no? Alla livornese. C'è una mazza da baseball. Ma ammazza lo chef Rubio qui. No, questo è un operaio. Micchia. Bellina anche la nuova animazione. Prima morivano e cascavano per terra, ora invece volano. È già un pochino più carino. Armi. Soldi, tanti soldi. Vediamo un po'. Chi ha tanti soldi vive come un pascià. Più munizioni per niente, porca troia. Scope, lo posso montare sull'arma? Vediamo un po'. Sì. Vabbè, bello. Bello, cazzo. Però mi servirebbe un po' di munizioni. Me le fai, prende. Per favore, te lo chiedo un ginocchio. Come mai c'ho questo posto via? Non piglia un cazzo. Perché è buggato, ve lo dico io. Ma l'ho presa. Preso un cazzo. E fammi prendere le munizioni che mi servono, maledetta. La mamma del cinghialino. Niente. Butto sto cazzo di mitra. Drop. Oh, c'è un giocatore lì, con una tanica di benzina. No, non le piglio. Vabbè, vaffanculo a voi chi siete. Zombie! Vola! Vola, mio mini pony! Questo che è un giocatore, eh? Ahi! Oh, ma attacchi? Oh, io sono ammazzato a baseball, eh? Testa imprunata! Mica, mi basterebbe veramente... Oh, questo ammazza tutti. Mi basterebbe veramente una munizione. Guardate, dio buono, un colpo di numero. Dio buono, come lo shottavo. Sponfala nella testa. È un ciocolpi. Perché che urla? Ma questo che cazzo c'ha? Una sparachiodi? E fatela prendere nel culo. Fatela prendere. Oddio, c'ha le munizioni. Oddio, c'ha le munizioni. C'ha le munizioni. Io pensavo non ci avesse nulla, invece c'ha le munizioni. Gli avrò levato 50 di vita, di sicuro, con quel colpo lì alla testa. Vaffanculo, c'ho le munizioni, ve lo stronzo. Fuglie, va all'area di servizio. Scappa al benzinaio e non ti fa più vedere. Che tra l'altro tra poco, ragazzi, c'ho davvero da andarci al benzinaio, perché c'ho altri 10 minuti massimo, mi devo vestire, renderizzare il video, caricarlo. Fortunatamente c'ho la fibra ottica e devo scappare a lavorare. Allora, diamo lo fucile. Oh, non c'è loot, l'unico loot che ho trovato è quello inculato ai poveri cristi di giocatori. Non c'è niente. Ed è per questo anche quando mi chiedete: Cori, fai qualche live, riprendi la serie di Untarned. Volentieri, ragazzi, ma cioè,
Io premo M e vi faccio vedere la mappa. È ancora veramente stato molto embrionale. Ci deve ancora lavorare molto il ragazzo lì, Nelson. E al momento l'altra versione non è che mi tiri più di tanto, sono sincero. Quindi aspettavo che questa uscisse in versione un pochino più, se vogliamo, completa, no? Oh, ho trovato qualcosa. Mentori. Lo puoi anche lasciare, eh? Equip. C'erano un po' di munizioni, visto? C'hanno un cazzo, starmi visto, scarica completamente. No, 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 no! E mi incula tutto, eh! Ebbene! Bene! Il karma! No! Il karma ha fallito. Comunque, dai, ragazzi, questo breve video di oggi per mostrarvi un po' le novità, non ce ne sono tante, più che altro i fix, ecco, diciamo che. Guarda, andate a vedervi l'altro video, quello precedente. Sono risolti. C'è un pochino di lag, ma il problema di lag, di sync, delay e anche qualche bug sono stati corretti. Quindi questa è la versione che secondo me si avvia veramente. Mica che c'è un punk. Si avvia ad essere quella finale. Speriamo che la rilasci, perché mi piacerebbe riniziarci una serie e magari anche giocare insieme a voi su qualche server italiano. Al momento ci vorrà un po' di tempo, secondo me, ancora per vedere questa versione finita. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, non vi abbia quantomeno spallato. Due link in descrizione, pagina Facebook per restare sempre aggiornati sulle novità del canale, negoziodigitua.com per comprare questo gioco se volete il premium, se no Antarne, vi ricordo che è free to play, a prezzo molto scontato rispetto che a Steam, guardatelo sempre, ci sono sempre delle belle offerte. E poi ricordatevi che tutte le sere, dal lunedì al venerdì, sono in live su YouTube, ma da fine mese, perché sono appunto iniziato a lavorare, quindi da fine mese rinizieremo con le live su YouTube, ragazzi, ci sarà da divertirsi con lo Sbioccoles, la mia crew su GTA 5 e poi su H1Z1, quindi hai voglia di fare live insieme. E volevo anche riprendere un po' di Counter-Strike online. Per il resto, se questo video ti è piaciuto e vuoi dare una mano al canale, condividilo sui social network dove sei iscritto. Ragazzi, fatevela prendere bene e dalla mamma del ma... E d'accordo, è tutto. Ciao. Leo. Balbe. Che si inzo?